è l'ultima fatica letteraria di Francesco Filippi, storico e scrittore le vicenze. Dopo Mussolini ha fatto anche cose buone e ma perché siamo ancora fascisti? Ecco il suo nuovo saggio, edito dalla Terza. Si intitola Prima gli italiani, sì, ma quali? Come nasce questo libro? Beh, diciamo che questo libro nasce, come ho scritto anche nei ringraziamenti, da un disagio. Il disagio nel riscontrare che determinate frasi, espressioni, modi di dire che coinvolgono la storia spesso girano di bocca in bocca, come si suol dire, e sono dei grandi contenitori senza contenuto. Un titolo che richiama anche uno slogan che in molti abbiamo sentito negli ultimi mesi. Non solo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, gira da molto tempo. Diciamo che ha cominciato a girare quando essere italiano ha cominciato a significare divisione, diversità, quando gli italiani e i non italiani hanno cominciato in qualche modo a confliggere. Questo libro serve proprio, cerca di far capire che questi motivi di conflitto in realtà non sussistono storicamente e politicamente. In questo ultimo saggio trovano spazio sia la narrazione storica che quella politica. Sì, perché mi è parso necessario dare un inquadramento storico generale ai fatti di cui parlo nel saggio, e sì, c'è tanta politica perché purtroppo la storia spesso in questo paese viene utilizzata, oserei dire strumentalizzata dalla politica. Il nuovo saggio di Francesco Filippi lo potete trovare presso la Libreria Il Ponte di Borgo Valsugana.